Buongiorno, sono Fiorella. In questo video volevo dare alcuni consigli a coloro che tutti i giorni devono aiutare l'anziano che non è più in grado di deambulare autonomamente. Nella prima simulazione vi mostro come aiutare la persona in difficoltà ad alzarsi in piedi, come assisterla nella deambulazione anche senza necessità di un ausilio e come aiutarla a sedersi. Per il passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta si deve porre di lato, si deve fare arretrare i piedi della persona il più possibile, farle flettere il busto in avanti e, se in grado, invitarla a spingere con una mano sul bracciolo se presente. Quindi la si accompagna nel raddrizzamento, facilitandola con un avambraccio sotto l'ascella, avendo però l'accortezza mai di forzare, e offrendole la mano come appoggio. Bisogna fare attenzione alla direzione del raddrizzamento, che non deve essere mai in verticale, ma in diagonale, cioè in avanti e verso l'alto contemporaneamente. Per aiutare la persona nella deambulazione, ci si posiziona sempre di lato, leggermente in avanti. Le offriamo una mano come appoggio, possibilmente all'altezza della sua anca. Con l'altro braccio possiamo o sostenerla, o direzionarla, o stabilizzarla a seconda delle difficoltà della persona stessa. Un suggerimento che mi preme dare è quello di evitare che la persona si tenga a braccetto, perché se dovesse perdere l'equilibrio, chi l'assiste non ha la possibilità di sostenerla. Per aiutare quindi la persona a sedersi, si rimane sempre di lato, la si invita ad appoggiare una mano sul bracciolo, se presente, a piegare in avanti il busto il più possibile e la si guida quindi nella discesa che deve essere lenta, mantenendo sempre la flessione del busto. La persona potrebbe avere necessità di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Potrebbe essere un ausilio che viene impugnato con un'unica mano, per esempio il bastone, potrebbe essere una stampella piuttosto che un tripode. Importante che il tappo antiscivolo sia in buone condizioni. Altra cosa molto importante è considerare l'altezza dell'ausilio. L'impugnatura deve corrispondere all'altezza dell'anca, a livello dell'anca, e il bastone, così come la stampella o il tripode, devono essere impugnati dal lato sano. Se per esempio la persona ha un dolore al ginocchio sinistro, il bastone deve essere utilizzato con la mano destra. Un altro ausilio per la deambulazione è il deambulatore. Ne esistono di vari tipi, a quattro ruote, a due ruote e due puntali o senza ruote. Importante, come per il bastone, verificare l'altezza, che deve essere corretta, e l'impugnatura deve essere a livello dell'anca. Andiamo a vedere come effettuare in maniera corretta il passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta, il cammino e quindi il ritorno in posizione seduta con ausilio del deambulatore. Si chiede alla persona di impugnare il deambulatore, arretrare il più possibile i piedi, flettere bene il busto in avanti e quindi raddrizzarsi seguendo una traiettoria diagonale, cioè in avanti e verso l'alto contemporaneamente. Durante il cammino con il deambulatore, la persona deve rimanere all'interno dello stesso, con le mani il più possibile vicino alle anche, quindi evitare di spingere troppo in avanti l'ausilio. In questo modo riuscirà a mantenere il tronco il più diritto possibile.
Poi, per eseguire correttamente il passaggio dalla posizione eretta alla posizione seduta, invitiamo la persona ad avvicinarsi il più possibile alla carrozzina o alla poltrona con il deambulatore, di ruotare facendo dei piccoli passi, sempre rimanendo all'interno dell'ausilio, e se necessario arretrare fino a percepire le gambe appoggiate alla seduta. Le si fa appoggiare una mano sul bracciolo se presente, si fa flettere quindi il busto in avanti e quindi sedersi molto lentamente. Volevo comunque sottolineare che è importante l'addestramento all'uso corretto di tutti gli ausili per la deambulazione e questo addestramento deve essere effettuato da personale specializzato. Siamo arrivati al termine di questo video. Spero che i consigli dati possano esservi utili e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.